Dopo una prima edizione dedicata al tema della fabbrica, torna a Ravenna dal 18 al 27 maggio Opera, il festival organizzato dalla CGIL di Ravenna e quest'anno dedicato alle vie dell'acqua. Una serie di eventi, mostre, spettacoli e dibattiti dedicati al tema dell'acqua proprio perché le attività dell'uomo hanno trovato nei fiumi e nei mari i luoghi privilegiati per i trasporti, gli scambi, le scoperte e le contaminazioni culturali. È il secondo anno che la CGIL di Ravenna si cimenta in questa esperienza. Dopo l'esito positivo dell'anno scorso abbiamo deciso di ripeterlo, aggiustando un po' il tiro ed allargando anche un pochino i nostri orizzonti. Quest'anno siamo già partiti con una prima mostra fatta agli inizi di aprile a Faenza. Siamo partiti da Faenza e dalla storia di Faenza e quindi abbiamo parlato del Naviglio Zanelli, che anticamente era una strada d'acqua, era un corso d'acqua che portava sostanzialmente da Faenza verso il mare e sul quale si sono sviluppate anche delle realtà economiche importanti. Ci spostiamo poi successivamente a Bagnacavallo, in una mostra fatta e in alcuni eventi che sono a Bagnacavallo, in cui si parlerà sostanzialmente del periodo fine 800, primi 900, quindi le bonifiche della zona del Ravennate e degli Scariolanti, un'altra esperienza molto, molto interessante e positiva che ha avuto questo territorio. Poi arriviamo a Ravenna il 18 con l'inaugurazione della mostra e poi dopo con tutti gli eventi che sono legati qui al territorio. Infine trasporteremo la mostra ai primi di giugno alle Saline a Cervia e anche a Cervia affronteremo un dibattito molto importante, perché è quello legato sempre comunque al mare, al turismo, e affronteremo un dibattito col segretario nazionale della Filcams e parleremo insieme alle controparti, quindi alle associazioni datoriali, di legalità, di lavoro, di turismo e di lotta al lavoro nero.